Ma! Raga! Ma lo vedete il cane? Oddio, ma in che senso? Guarda la mia In che senso? live, fra, c'è il cane! Lo vedete, Ma com'è raga? un cane? Lo Sembra che sia un vedete? cane bianco. Ma che senso? No, vabbè. Cosa No. cazzo? Cioè... Ma davvero tanto. Compro una uova al volo. Quando ho fatti un paio, raga. Ma quando ho fatti tre, raga. Ma c'è. Ne ho fatto uno. Sta avvicinando. Ti è mai nientato, raga? Mi sa che ho fatto una cazzata, raga. Mi Che hai fatto? sa che ho messo quartetti. No. E ne ho fatti 4 qua dentro, raga. L'ho demolito. Vabbè, fatto. L'ho messo giù. Oh, Sì. bro, io ho letto tre setti prima. Boh, non lo so, fra qua ho 5 kill, fra 4 ne ho fatte qua dentro. E il quarto che ho ucciso mi ha dato, boh, magari, oh, non lo so, magari ho sfasciato io. Raga, ho visto uno, raga. Ah, niente, ucciso. Era lì Sono sopra, ho ancora qua atterrato, vicino. Sono ancora una qua. Preso qua. L'ho rotto. Ho one shot. Ho preso tutto lo scudo. dov'è? Eccolo. Fra, vedo i passi, venite qua da me. Ti è mai nientato, andati. Porco zio, ho startato, c'ho 7 kill, A terra, quello sui sul tetto a terra, puoi andare a pusharlo. raga. Ok. Guarda a terra. C'è il suo socio che non ho atterrato, ovviamente. Non ci credo, in banca, raga, in banca. Se Cazzo, è dietro a il muro della terra. Fatto. banca. No, mi sta lagando, raga. Ti è mai nientato, raga, qua, eh. Due colpi, la faccio il possibile. Una terra. Un Altro di qua. Bravo, Fra. Qua sotto. Da dietro, frate, dietro di me. L'ho fatto. Bravo. Era sopra la montagna, tiro su Bravo, subito. frate. Io ho fatto quello Io lì a avevo destra. finti colpi, eh. Avevo finti Grandi, minchia, colpi del culo. grandi. Lì. Atterrato. Raga! Ma lo vedete il cane? Oddio, ma in che senso? Guarda la mia In che senso? live, fra, c'è il cane! Lo vedete, Ma com'è raga? un cane? Lo Sembra che vedete? sia un cane bianco. Ma che senso? No, vabbè. Cosa cazzo? No. Terra qua. Ah, mica, cioè, non mi ha fatto manco Raga, provare. davanti a noi. Lo tiro l'uovo. Una terra. Terra uno confermato. Davanti a noi comunque, Avanza. raga. Sì, tiro l'uovo. No, c'è un fantasma questi, eh.
No, quelli in fondo no. Oh, sparo qua a destra. Sono... Ma cazzo sono? Forse sono qua. Fatti dimagliettato, fatti tutti e due, anzi tutti e Hai paura. Hai paura, buco, hai paura. Ma te ne so sicuro. Qua davanti a me, rega. Questi di buchino in alto. Ma te ne so A terra. sicuro. Raga, sta Sono a laggando. terra, raga, sono a terra. Attiva nientato qua, vieni qua da me, giù. Una terra. Con la violenza. Sono ancora lì, Lori. Non lo vedo, no, dietro, occhio, Dietro di là. Tratto, team nienteto. What's up guys, qui è il vostro Naker che vi parla ragazzi. Siamo tornati con un nuovo video, signori. Oggi per parlare di due armi in due classi diverse, rega. Allora, partiamo dal presupposto che stavo provando l'M13 con l'ottica dalla lunga distanza, perché ho creato questa classe senza cecchino, rega, perché sono un paio di giorni che mi sono accorto di una cosa molto importante, che è vero che col cecchino a me piace usarlo perché mi diverto, mi piace sparare da lontano, mi piace stanare i camperoni, però in realtà si fanno molte molte meno kill, proprio perché con un'arma principale, magari con un assalto, e con il cecchino come secondaria si tende molto meno a pushare. Quindi ho detto facciamo una prova. Sono un paio di giorni che non sto usando il cecchino ed effettivamente, ragazzi, sto facendo molte 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 più kill. Quindi ho detto prendo l'M13 come l'ho sempre utilizzato io, vi faccio vedere velocemente, cioè senza ottica e con l'aserone tatticone, il mio settaggio, quello definitivo dell'M13. Vabbè, ho tolto il laser, ho messo il dove cavolo è il VLK3 e niente, performa perché è ottima, però raga, fino a una certa distanza, nel senso che io amo l'M13 perché secondo me è una delle armi più belle, più affidabili, più forti del gioco, soltanto che se i nemici sono a una distanza veramente troppo lunga si rischia di fare troppi hitmarker. Difatti probabilmente continuerò con una classe, ma utilizzerò il Kiro magari, sempre con un settaggio ovviamente con l'ottica, perché vabbè raga, da corto medio raggio li distruggi con le metriche, secondo me è molto meglio rispetto al Kiro, però dalla distanza secondo me raga il Kiro è molto più affidabile. Infatti secondo me raga questa configurazione qua con laser tattico è una delle migliori, ma a mani basse. E difatti proverò anche magari con il chilo per confrontarle così a fiuto per vedere qual è quella più efficace. Dopodiché, ragazzoni, l'MP5 che raga, da vicino non c'è arma che tenga, secondo me, raga. Infatti, adesso vi ho fatto vedere 2 giorni fa il video con l'ottica e anche lì era pazzesca questa qua, raga, ovviamente come secondaria, quindi veloce, ovviamente ho anche pensato e ho dato conto anche al rinculo, perché beh, giustamente deve comunque sparare bene e non deve essere solo ed esclusivamente veloce. È velocissima, raga, quindi per carità di Dio, però ho pensato anche a gestirla bene. Difatti, silenziatore monoblocco integrato nella can, laserone tatticone, calcio anteriore da mercenario, 45 colpi e impugnatura gommata per controllare il rinculon del Super MP5. Mi trovo bene, rega, devo dire che ci sta di brutto. Veloce, accompagnata in questo caso, come avete visto nei video, come appunto sto provando da 2 giorni a questa parte, anzi 3, con l'M13. Probabilmente adesso farò delle prove con altre armi. Infatti vorrei provare il chilo sempre, però raga, adesso per quanto riguarda primarie medio lungo raggio, perché le metrici mi piace, raga, mi diverte, spara bene, stabile, però vi ripeto, gli manca quel qualcosa dalla lunga distanza che secondo me un'arma magari come il chilo ha sicuramente, che
chiaramente paragonandole ad armi simili come il Kilo oppure l'M4 o chiaramente anche il Grau. Quindi adesso farò delle prove, voglio migliorare più che altro questa parte della classe che è l'arma primaria. Per la secondaria, raga, vi dico già che sto MP5 non lo tolgo manco veramente se piango in giapponese. L'unica cosa, raga, che si potrebbe fare su quest'arma, secondo me, è se proprio uno dice no, voglio usare i 30 colpi, si può fare una cosa del genere. Perché, raga, effettivamente i 30 colpi spaccano. Spaccano di più rispetto ai 45. Certi gunfight li porti a termine prima con i 30 colpi, perché fanno molto molto più male. Soltanto che nel momento in cui metti i 30 colpi bisogna accompagnarlo con un altro accessorio. Quindi ne togliamo uno, in questo caso l'impugnatura, e ci mettiamo il giochino di prestigio, in modo tale da... perché comunque è molto lenta di base l'MP5, con il gioco di prestigio la si è inserita quel boost di velocità di ricarica che serve tipo per forza. Quindi ragazzoni, che dire, fatemi sapere cosa ne pensate di questa classe qua sotto nei commenti. Noi ragazzoni ci vediamo domani con il prossimo video. Bello.